generalmente soffre anche la montagna sotto il caldo, soffre sotto il cambiamento del clima, però l'origine di questi problemi viene dalle città. In montagna sentiamo subito che qualche cosa non quadra più, il permafrost se ne va, ghiacciai se ne vanno lentamente. Io sono montanaro e sono alpinista, oggi più montanaro che alpinista. Il mio terreno da centinaia di anni vive di irrigazione, senza irrigazione noi non possiamo fare né vino né altri prodotti. Però noi siamo all'inizio della catena, da noi c'è acqua abbastanza in questo momento, in montagna, millimetri. Però fra altri 10 anni può darsi che manca già da noi. È chiaro che chi vive sotto il Po o nella valle bassa, Valle dell'Adige, soffre tantissimo. E adesso vediamo le conseguenze dure per i contadini, per chi produce riso o grano nella pianura padana, perché manca l'acqua. Poi tirarla fuori finché c'è. Anche i nostri contadini tirano fuori l'acqua dall'Adige per irrigare le mele o anche i vigneti, però più in basso diventa sempre più difficile. E avremo, se va avanti così, le guerre per l'acqua.